Ciao a tutti, io sono Jack Ghost Rider e siamo ritornati con Destiny 2. Oh, finalmente possiamo ritornare a giocare, sì. So che finalmente io posso continuare con la storia e intanto ho anche inviato un invito per riuscire a sbloccare la missione Nodi Sciolti, che purtroppo non riesco a farlo da solo. È davvero diverso. Ricompense doppie cale la notte. Potenziamento ricompense doppie attivo fino al prossimo ripristino settimanale. Partecipa alla playlist cala la notte questa settimana e vinci per ottenere ricompense doppie. Ok. Ecco, vedete, se tutto si è letteralmente convertito tutto. Cannone portatile. Ah, bene bene. C'è tanto da fare ancora. Infatti qua in zona morta sarebbe questa la missione che devo fare. Solo che finché non trovo qualcuno che mi aiuti, non so, diventa un po' difficile. Diventa un po' difficile trovare qualcuno che mi aiuti. Forse devo riconsiderare l'idea di fare in altre ore Destiny, forse per trovare più persone. Vediamo un po'. Ehi, ciao! Ciao, benvenuto! Benvenuto a questa live di Destiny 2. Infatti sono appena entrato e sto dando un'occhiata un po' a cosa devo fare. Infatti ho ancora delle vecchie taglie da fare, che scadono tra ancora qualche ora. Perciò pensavo magari di iniziare a fare un po' di azzardo. Volevo fare un po' di azzardo. Ok. C'era anche, eccolo qua, il fucile. Questo mi serve. E poi una pistola a fucile lineare. Sì. Aspetta, mi pare che c'era anche qualcos'altro. Ascendenti. Ah, solari. Sì. Questo con questo e questo. Perfetto. Assolutamente perfetto. Sì. Direi che possiamo andare a fare una partita. Vediamo un po'. Poi anche qua, completa le taglie. Ce ne sono ancora tante da fare. Posso fare uno di questo, uno di questo. Poi c'era qualche missione. Ah, sì, c'era la missione speciale della campagna, quello qua. La missione settimanale. Però prima faccio un salto qua per avere qualche reputazione. Combattenti. Vediamo un po'. E tieni un 35% aggiuntivo alla reputazione del tavolo guerra. 800. Negozio. Ah, vede, nuove abilità. Raffica incontrollata. Figo questo. Questo cos'è? Flamenco? No, terribile. Dissipatore. 5 imbarazzato. Oh, guarda, un cestino. Simon dice.
sotto. Oh, che figo! Cabal in campo. Sì. Scommettiamo forte. Le leggende dicono che l'impero dei Cabal è pieno di astroatenei zeppi di tecnologia. Forza, ok, tenetevi forte. Uccidi i nemici. Prendi le particelle e depositale nella banca. Va bene. Ce la facciamo, dai. Perfetto. Perfetto. Ondata in arrivo alla trivella. Vado subito. Però fatemi prendere qualche particella, dai. Nemici in arrivo alla base. Perdi particelle! Fredda quegli assedianti! Ok. Sì. Assediante medio schierato. Nemici in arrivo in zona steppe. Bersaglio di alto profilo identificato. Abbattilo. Ok. Portale pronto. Falli fuori. Alleato diretto verso il lato avversario. Sì. Ok. Il tuo invasore è morto. Rispedisco al mittente. Ok. Arrivo alla trivella! Quasi! Deposita e fai uscire il primordiale. Ok. Ecco il portale. Il tuo alleato sta invadendo il campo nemico. Assediante piccolo rilasciato. L'invasore è abbattuto. Ha fatto fuori un avversario. Primordiale evocato. Uccidi gli emissari. Poi occupati del bestiolo. Occhio alle spalle, invasore in arrivo. Allora, è proprio lì. La squadra avversaria ha il primordiale. Dovete fare in fretta. Emissari andati. Ora pappiamoci il primordiale. Ok.
Arrivo. Il vantaggio è tuo. Il tuo alleato sta in cosa? Ma dai! Avevo il potere. Emissari eliminati. Fuoco sul primordiale. Ah. Al comando. Il tuo invasore è tornato. Tre uccisioni. Il primordiale è quasi morto. Emissari eliminati. Fuoco sul primordiale. Invasore in arrivo. Fallo fuori. Quel primordiale ha vita breve. Distruggilo e vinci questo azzardo. Lo fai sembrare facile. Mamma mia. Che grande sei. Lotti così ferocemente tutti i giorni. Non vorrei mai trovarmi in guerra contro di te. Bene. Bene, bene, bene. Con questo siamo a posto. E ho sbloccato questo. Perfetto. Non mi manca tanto. Quanto mi manca? Grado settimanale. 41 giorni e 9 ore. Ah, per essere arrivato al 70 non è male, quasi 70. Bersagli importanti. Fucile lineare, cannone portatile. Allora, io direi di fare prima un salto alla torre per vedere un po' cosa c'è. C'era quella missione speciale che volevo fare. Cannone portatile. Ah, bene, c'è un altro. Un altro ancora. No, io non voglio lanciagranate. Cosa me ne faccio? Fucile a pompa. Fucile a pompa, fucile precisione, fucile automatico, arma, fucile automatico, c'è un doppione, eh sì, traglietta, fucile cognizione, arma da supporto. Devo metterci 3 anni. Comunque mi pare di aver sbloccato qualcosa. Ah, non posso fare niente. Ma così modificato. Allora, chi ha vinto? Nessuno, porca troia. Grazie. Perfetto. Fatto e fatto. Mitraglietta, vediamo un po', dov'è l'altra mitraglietta? Eccola qua, questa non mi serve più. Fantastico. Allora,
Vediamo un po'. Fucile connessione, pompa, spada. Arma da stasi, eccola qua. Questa mi serve. Dimmi una cosa, non temi le operazioni dell'avanguardia, ma che mi dici del crogiolo? Allora, partita del crogiolo. Arma cinetica. Ce l'ho arme cinetiche? Sì. Sì, ce li ha. Ne ho una proprio qui, però questa non va bene. Questa ce l'ha. Corpo. Sconfigge avversario con un corpo a corpo, va bene, ci provo. In rissa completa le partite. Attenzione, mi raccomando. Ogni battaglia è una lezione. La vittoria ha un dolce sapore, ma la Legione Rossa è ancora tra noi. Ok. Salve. Bella zio. Proiettili al minuto. Questa è un'arma cinetica. Mi servirebbe anche un fucile automatico, fucile in fusione. Eccolo qua. Con un super. Sconfiggi più combattenti una sola volta con una super, sì. Che sia di utilità. Sconfiggi i combattenti Ardu nella playlist dell'avanguardia, sì. Dando il voto a prenderli volanti. Aspetta, prima devo vedere che tipo di... Vediamo un po'. Aumento danni solari subiti. Bonus dei danni da stasi inflitti. No. Ora no, questo no. Sconfiggi combattenti campioni degli assalti del Cala la Notte. Nella Cala la Notte però non posso. No, non posso. Vediamo. Andiamo con... no. Cortile. Questo qua. Sì, ma... Mettiamoci al lavoro. Adesso noi andiamo alle sfide dell'eternità. Insieme non c'è niente che ci ostacolerà. Arma da stasi. Sì. Arma cinetica. Qui mi serve un'arma da stasi che... Questa qua è perfetta. Bene. Possiamo parlare? Certo. Completa rapidamente una qualsiasi delle 5 fasi a tempo. Questo okay. Oggetto è tuo. Sconfiggi i campioni delle sfide d'eternità, va bene. Fucile impulsi, sì, ce l'ho. Va bene. Che possa alterare il tuo destino. Qua non mi ricordo se c'era qualcosa che... Ah, ok, no. Cos'è? Forza del cupidigia? Allora direi che... Quando sarà il cupidigazza... Sconfiggi i competenti con danni solari, sfide elegante solari garantiscono progressi più rapidi. Possa alterare il tuo destino. Jimmy... Tornerai.
Allora, poi vado qui. Aspetta, mi sa che sono senza spazi, infatti, non c'è più spazio. Fare ciò che prometti significa parlare la lingua dell'autenticità. Anima cinetica. Ecco, iniziamo con Crogiolo. Così faccio già due partite. Squadra del Rogo. Hanno un cannone rovente, fatevi valere. Ok. Credo tu abbia un disperato bisogno. Ok. Non posso usarlo perché c'ho questa, però userei un'arma cinetica. È perfetto, sì. Una spada. Inarrestabile. Vediamo come siamo messi. Javelin, zona di lancio Marsat. Ok. Ce la facciamo, dai. Rissa! Oh, ragazzi, io sono qui. Sei per conto tuo. Uccisioni e morte dipendono da te. Va bene. Sì. L'ho ucciso. No, l'ha ucciso lui. E voglio usare il laser. Che pezzo di merda. Quest'arma la adoro. Però sono rimasto senza. No, ma vaffanculo. Ok. Cazzo. Si vede che è molto forte. Porca di quella troia. Devo essere più veloce. Ma come? Ma come? Che infami. Questo è più la ricerca.
No! Non lasciare la vittoria in mano al nemico senza lottare! Porca miseria. Preso. 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 Il terzo posto non è affatto male. Non male. Ehi, non male. Senza rinforzi né alleati, a volte capita di soccombere. Combatti ancora e non pensarci. Non male, non male. Sconfiggi con arma cinetica. Questa è un'arma cinetica. Ma com'è un'arma cinetica? Non capisco. Non saprei. Boh, vedo che... Ah, c'è un lanciarazzi, bene. Allora, io ho bisogno di un'arma tipo questa. Proiettile del minuto. Caricatore. Il precisione precisa di cui notevolmente il tempo di ricarica. Migliora la precisione di tutta quando spari al primo colpo. Indicazione dell'avanguardia. I colpi di grazia con questa forniscono una piccola quantità di salute. Danni e rincolo elevati. Dovremmo provare. Andiamo un po'. C'era arma cinetica e partita del crogiolo. Poi c'era quello delle granate e vantaggio delle zone. Sì. Speriamo che ci sia ancora vantaggio delle zone. Sì, controllo. Leggenda. Partita veloce di squadra. Menzione di pesanti condivise. Ok. Questo non mi serve. Ecco, ci siamo. Tronomondo di Savatun. Questa zona non la conosco. Scontro. Oh sì. Le regole sono semplici. Difendi gli alleati e sconfiggi i nemici. Questo posto è... Wow, questo posto è gigantesco.
Merda. Sta usando l'invisibilità. Ok, fuori uno. Aumenta la tensione efficace in volo. Questo periodo di bene. Migliore inquisizione. Vediamo se funziona questo. Prima posizione. Cioè, già il fatto che questo posto è gigantesco. Non male. Qui bisogna giocare con il gatto con il topo. Dove siete? Dove siete? Sì. So che siete qui. Ma quanto è grande sto posto? Ovviamente. Ok. Vabbè, fa niente. O comunque il raggio laser. Ce la faccio. Poi uno. Ah! Mi ha fatto saltare. Che stronzo. Dai, non ci credo, sono in vantaggio. Che infami. Cinque minuti rimasti. E con il cannone portatile non è che ci vado molto. Proviamo con questo. Tutti di là. Merda. Wow!
Certo, la cosa è molto invitante. Quello sì che li ha annientati. Ma cosa? Ma dove cazzo appari? Non precipitare le cose. No, ma vaffanculo. Stregone di merda. 3 minuti. Sono in vantaggio in questo momento. No! Io volevo colpirle alle spalle, vabbè. Fuori uno. Sì, preso. Ancora 1 minuto. Troppi, 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 troppi. Vaffanculo. Trenta secondi rimasti. Devo avere occhio ovunque. Tieni sempre lo sguardo in alto. Sempre Gigi. Che infame! 10 secondi. Hai perso. Andrà meglio la prossima volta. Sì. Vabbè. Fa niente. Ogni battaglia porta conseguenze. A volte si vince, altre si perde. Fa niente. Fa niente. Un altro sblocco. Fantastico. Adesso devo fare quello del viaggio, sì. Quello dell'eternità, sì. E voilà. Diamo inizio alla partita. Infatti è molto più comodo così.
Poi faccio una missione qua. Però c'era prima questo qua che volevo fare. Aggiungi qualcosa e distruggi il ripetitore dell'oscurità. Sovraccarico terminale. Solare, fucile in piumsi. Allora io direi di mettere un fucile a pompa con un fucile a impulsi. Questo è il migliore che ho. Da un piano fisico instabile attraverso la spuma paraversale. Eccomi. Ecco a voi le sfide dell'eternità. Forza. Girate la ruota e scoprirete l'altra squadra di questa sera. Gareggiano per denaro e ricompense. Fatemi Ecco tra saltare! noi i Vex. Altri nemici irrompono nel regno, come richiesto dal cavallo eterno. Fatto. Quanti sono? Usando ok. Bisogna facciamo, dai. Ce l'ho fatta. Dovete prepararvi per la nostra corsa a ostacoli. Il destriero inconcepibile la definisce folle. Okay.
Vai! No! Ah, figli di puttana! Vabbè. È così? Vai così. Ok. In arrivo dal regno ascendente. Ecco tra noi l'alveare. Il cavallo vuole altro da voi. Devo accontentarlo. Ok. Usa il potere del soggetto per distruggere i cristalli. Eccoli là. Merda. Ok. Il round dell'alveare termina con una sfida impegnativa. Mamma mia. Scegli la porta che cela l'avversario finale. E il cavallo
ti ricompenserà. Penso che sia questo. Ah, che sfortuna. Hai scordato di incrociare le dita. No! No! Ci siamo. Per la sfida finale di stasera, echi del passato impugnano la spada contro di voi. Buona fortuna. Okay. Dove è andato? Ah, eccoli. Oh cazzo, ce ne sono due. Ah! Questo... questo è finto. Il destriero vi dona i suoi poteri. Sì. Credo che sia... credo che sia bloccato.
Ah, ok. Sì, campioni, siete vittoriosi. Speriamo apprezzerete le generose ricompense. Io e il cavallo super temporale vi diamo appuntamento alle prossime. Ah, ce l'ho fatta. Per un momento mi sono un po' preoccupato. Fucile automatico. Serafino. Allora, io penso che trasferisco una delle armi. Vediamo un po'. Questa qua la trasferisco nel deposito. Voilà. Sì. Ecco, adesso posso andare qui. Cosa è sbloccato? Arma da supporto. Addio. Questa arma genera una piccola quantità di energia da super. Figo. Dovrei provare un po'. Perché, per esempio, andiamo un po'. Arma da supporto 98, 95. Eh no, questo è troppo basso. Solare, fucile a impulsi. Campioni. Arma energetica. Sì. Combattendo con armi solari. Con danni solari, ok. Non è facile, ma ci provo. Un cannone. Fucile a pompa. Arma con stasi. Allora, io direi di provare. Fucile automatico, però c'è anche l'arma da stasi. E questo qua. Ok. Fucile automatico da stasi, però io ce l'ho già. Anche se questo devo dire che 600 proiettili al minuto. Stabilità. Vediamo un po' come va con questo. Un altro fucile automatico, ah, vocale gioia. Unisco abilità arco, teleoscura. Aumento danni.
pelle oscura. I miei cani. Ovviamente. Arco tele oscuro, ok. Sconfiggi i bersagli con danni solari. Sconfiggi i guardiani o sconfiggi i combattenti al campo di resistenza. O soprattutto fornisce progressi bonus. Arco tele oscura. Sì. Archeo fucile a precisione. Sì, l'arco ce l'ho. Però devo togliere questo. Allora vado per questo. Sì. E questo qua, sì. Fucili. Uso richiede resistenza. Sì. Ok. Perfetto. Un attimo su Nettuno. Prodigioso, una volta potenziato questo dato un miglioramento come statistiche in più alte e caratteristiche aggiunte. Come faccio? Canalizzatore della curva gelida. Mi sembra che era qua magari. Canalizzatore. No. Che bello vederti. Oh, grazie. Magnifico. Precisione con colpi di grazia precisi, sì. Sconfiggi i combattenti con i danni da vuoto. I combattenti Vex garantiscono progressi più rapidi. E però io ho già delle imprese, una da solare e un'altra da teleoscura. Arma da stasi, perfetto. Allora, io direi di fare questa missione qua. La caduta. Bonus ai danni inflitti solari. Danni bonus ai danni con fucili laser. Però non posso. Andiamo un po'. Arma con stasi, fucile a pompa, fucile lineare, cannone portatile. Il cannone portatile è quello più... Questo, fucile lineare. Ok. Vediamo se riusciamo. Va bene, cerchiamo qualche guardiano. Danni maggiori subiti dal corpo a corpo, aumento danni solari subiti. Scudi aggiuntivi, livello effettivo massimo 1765, ok. Vediamo se... Ah, siamo già avanti. No, io voglio farlo dall'inizio.
Io voglio farla dall'inizio, voglio farla bene. Cioè, che senso ha fare una missione già fatta? Cioè, qual è il senso? Recupero della super, recupero abilità granate, aumento velocità di recupero, prigionieri subiti quando ti libera la stasi. Aumento della velocità. Recupero del corpo a corpo. Beh, a quanto pare non c'è nessuno che. A quanto pare non c'è nessuno che. Ah, perfetto. Portatore di luce, ti aspetta una missione pericolosa. Assaltare la roccaforte di Kalus non sarà semplice. Di solito ho più informazioni prima di un attacco diretto. Il guardiano ha affrontato l'ignoto e ha prevalso ogni volta. È all'altezza del compito. L'albero radiale è da qualche parte sulla nave di Kalus. Se colpite rapidamente, potremo eliminare questa minaccia prima che raggiunga il velo. Entra nella fortezza di Kalus, trova l'albero radiale e distruggilo. Oh, vedo che ci stendono il tappeto rosso. Ma vaffanculo! Fa attenzione! Se Kalus è furbo, avrà messo le sue forze più potenti a guardia dell'albero radiale. Ah, è una specie di lucchetto energetico. Interrompere il circuito aprirà la porta. C'è anche qualcosa di strano qui. Una potente concentrazione di energia della luce. Qualcosa non va. Aspetta, una fonte di energia paracausale? È l'albero radiale, forse? La Legione Ombra ha chiuso per bene il corridoio. Anche se Wow. riuscissimo a passare, avrebbe tempo per mettere al sicuro l'albero radiale. Ci deve essere più di una via per l'albero radiale. Un attimo, ti mando tutte le scansioni dei sensori che abbiamo. Ma dai, sono morto. Grazie.
Wow. Guardiano, la vedi? Ancora quella strana energia dell'oscurità. Che cosa ci fa lì? Perfetto. Sembra un vicolo cieco. Aspetta, traccio un altro percorso. State perdendo tempo prezioso. Vedrei esattamente quello che temevo. La statua sembra uscita dritta dritta dal Leviatano. Forse è sempre il solito vecchio Kalos in fondo. Credo che la Legione Ombra usi questo greve elevatore per spostare l'equipaggiamento e le truppe nella nave. Dovrebbe portarci più in profondità. Non riesco ancora a credere ai miei sensori. È possibile che l'albero radiale sia un manufatto della luce? C'è ancora molto che non sappiamo. Di cosa è capace l'albero radiale? In che modo influenzerà il velo? E che intenzioni ha il testimone? Tutte ottime domande, ma che possono attendere finché non avremo distrutto l'albero radiale e salvato la vostra città. So qual è la posta in gioco, Osiride. La Legione Ombra è pronta per un assedio in piena regola. Guardate quante navi! Minchia. Kalos è pronta a distruggere la città. Se quelle navi dovessero raggiungere le criocapsule, le perdite sarebbero devastanti. Ehi, forse possiamo fare qualcosa. Sovraccaricare quei condotti energetici dovrebbe funzionare. Maneggi energia estremamente volatile. Di nuovo. Di nuovo? Quante volte è successo? Troppe. Sì. Sì, così. Rohan, avrai meno navi di cui preoccuparti. Un diversivo improvvisato. Ma comunque efficace. E la gente di Neomuna sarà un po' più al sicuro. Almeno per adesso. Perfetto. Tormentatore, lassù! Cosa? Cosa? Dove? Oh merda!
Perfetto. Siete già all'albero radiale? No, ma siamo vicini. Riesco a percepirlo. Bene, bene. Non l'hanno ancora spostato. C'è ancora tempo. Concentrati sul percorso davanti a te, guardiano. Ci sei quasi. Strano. Pensavo che andando avanti avremmo trovato sempre più tracce del vecchio Kalos. Questo... quanto lo ha cambiato il testimone? Di molto, a quanto pare. Wow! Ok. Osiride ha avuto difficoltà, ma non so come possiamo essere d'aiuto. Se i miei calcoli sono esatti, il gravi elevatore è la via più diretta per l'albero radiale. Ci siamo quasi. Ancora poco. Ora hai superato qualsiasi ostacolo, guardiano. Non vacillare adesso. Forza, forza. Guardate un po' questo posto. Tutti questi legionari ombra. C'è un intero esercito qui. Un esercito pronto a marciare su Neumuna. Kalos abbatterà ogni muro e ogni cittadino. Qualcosa non va. La porta ci si è aperta davanti. Ho un brutto presentimento. State allerta. Subito. Monumento deve essere l'albero radiale. E non ho più alcun dubbio. Emana energia della luce. Oh no. Finalmente sei arrivato, guardiano. Benvenuto a quest'ultima prova di forza. Mi spiace, purtroppo. Oggi non ho ricchezze in serbo per te. Ignora le sue fanfaronate. È la tua occasione. Distruggi l'albero radiale. Quindi sei venuto per questo misero cincillo. È il minore dei regali del testimone. È un mero assaggio del potere che può donare. C'è molto altro che potrebbe essere tu se ti unissi a noi. No, grazie. Sono stato io a renderti ciò che sei. Ora vediamo se ne valsa la pena. Vabbè, di certo sì. Risonanza consegnata. Bella quest'arma. Mi piace.
ho sbagliato. Qualcuno può aiutarmi? Grazie. Grazie mille. Ok. Avanti, avanti. Il radiale è protetto troppo bene. Non riusciamo nemmeno a scalfirlo. Eccolo. Forse possiamo sovraccaricare quei condotti energetici. Oh merda. No, la sfera. Merda, 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 merda. Dai, 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 dai. Sì. No! Grazie. Wow! Ok. Un'altra anomalia dell'oscurità. Da dove arriva? Ma sono un deficiente. Io sono un deficiente. Sono un vero torero. Guardiano! No, non ora! Ora vedrai il vero potere che avrebbe potuto essere tuo se avessi accettato la mia generosa offerta. Non si può sfuggire all'oblio. Abbraccia la tua fine. Non funziona. Cosa succede? Un momento, ricevo una trasmissione. Sembra una serie di coordinate in questa arena. Non capisco, che brutto. È tutta qui la tua forza. È tutto qui ciò che può fare un guardiano scelto dal viaggiatore. Guardiano, la tua temerarietà sarà la tua fine un giorno. Ma non oggi. Caia tu, figlia, traditrice,
Sei dunque venuta a deludermi per l'ultima volta. Andiamo via. Ciao. Noi togliamo subito il disturbo. È fatta? Avete distrutto l'albero radiale? Non possiamo. L'intera nave ci sta crollando addosso. Dobbiamo andarcene. Siamo già arrivati in ritardo una volta e Kalus si è impadronito del velo. Adesso anche dell'albero radiale? Ti va a testa bassa, torna a mani vuote, Osiride. Se lotti contro il fiume, ti spazzerà via. Wow! Salve, scusate. È fatta. Andiamo via. Io me ne vado a fanculo, ciao. Mamma mia, per un pelo. Per un pelo. Ah, perfetto, c'è qualcuno che vuole unirsi. Perfetto, dai. Assolutamente perfetto. Mamma mia, quanta roba! Ho sbloccato un sacco di roba. Mamma mia. Vediamo un po'. Wow. Cosa ho sbloccato? Fucile a impulsi. Un fucile a impulsi. Bene, bene, bene. Cos'è che ho sbloccato? Yutunela. Porca troia. Figo, ci sta di brutto. Bello, ci sta. Non male come... come arma. Ah, perfetto. Infatti si vede che qualcuno si è unito al gruppo. Hai qualche transazione da fare? Infatti è senza microfono anche lei. Vedo che anche qua è la stessa cosa. Io mi metto questo. Io metto questo. Poi c'erano le scarpe qua. Eccole qua. Quanto è figo. Mamma mia. Tanta roba. Tanta roba. Beh, non male essere arrivato a 75. Me ne manca poco. Mi manca davvero poco. Adesso devo vedere un po' i gradi delle imprese. Oh, destinazioni. Giusto, c'è la parte. Salve. Giusto, c'è la parte della
T'ho fatto, ma vaffanculo. Con gli articoli dell'Eververse vogliamo migliorare lo stile di vita dei guardiani. Allora, vediamo un po', dovrei vedere un po'. Harley Quinzel. Si chiama Harley Quinzel. Adesso voleva esprimere la sua personalità, allora le ho dato la mia approvazione. Perfetto. Un altro giocatore si è unito a me. Fantastico, era proprio quelli che mi servivano. Ah, questo mi serve. Ciao Harley. Tutto bene tu? Bene, bene. Ascolta, prima di iniziare volevo solo avvisarti che io sto facendo la live in questo momento. Un problema? Boh, non sei l'unica, quindi vai tranquilla. Vai tranquilla. Più che altro è che... Aspetta che devo vedere un po'. Prova a parlare. No, infatti non funziona, aspetta. Ah, ok, no, perché quando sto facendo la live sembra che sto parlando da sola, sembra un po' strano. Ma tanto devo solo andare nelle impostazioni. Allora, tanto ci metto poco. Ok. Pronto. Giorno. Come va? Tutto bene? Bene. Beh, io infatti avrei bisogno di aiuto per una missione esotica che non riesco a farla da sola. Purtroppo ci sono troppi nemici e ho bisogno di qualcuno che mi copra le spalle. I dati cifrati sono insuperabili. Allora, sì. Aspettate, adesso ve lo faccio vedere. Allora, si chiama nodi sciolti. Praticamente c'è questa specie di tracce digitali che c'è sulla zona morte europea, in cui... Esatto, sì. Esatto, infatti sono riuscito a trovare tutte i cubi digitali, almeno quello che ho capito, e ho visto che... Non dovremmo affrontarli. Ok. Boh, non so se vale. Se dobbiamo ricominciare con il mio, va bene anche come il tuo. Come ho detto. Ok. Ok, allora proviamo a completare il tuo. Fantastico, allora aspetta, allora ti metto come... No, ti metto come caposquadra. Ok.
Sì. Proviamo, dai. Forzi diano dei frutti. Perfetto. Figa con la nave alveare, di chi è? Figo, ci sta. E io mi sono innamorato del mio arcangelo. Perfetto. Quanto è profondo? Da! Sì. Nel profondo le chiede no, esige che tu No, allora, espari praticamente immediatamente. io sono arrivato a un punto in cui dovevo mettere tipo dei codici, tipo rombo, quadrato, triangolo. Esatto, il problema però è che quando l'ho fatto, Segnale proviene dal fluido radiolare che scorre intorno a il noi, problema è anzi, solo. che scorre attraverso Sta l'intera attento a Redemax. Matrix. Non è una voce. Solo impercettibili fluttuazioni nel micro reticolo radiolare. Se parla di nuovo, proverò a tradurre. Cioè, in parole povere sono arrivato a un punto in cui dopo c'erano troppi nemici e ogni volta dovevo sempre ricominciare. Cioè, dopo un po' diventava pallosa la cosa. L'ho trovato. Ho trovato il passaggio, anch'io qui ci ho messo un po' a capirlo. Cos'è sta roba? Io l'ho trovato. Sì, anche cioè, visto che ci sono già passato. Ok, adesso se riesco vi chiamo. Io mai, perché. No, perché io essendo che ero da solo non riuscivo a completarlo. Quindi però. La 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 la. Ok. Vamonos. Dove sta la biblioteca? C'è un codice da seguire. Sì. Male come inizio.
Ok. Ok. Qui c'è un quadrato. Ecco, infatti era sempre qua che mi bloccavo. Ah! Era sempre qua che mi bloccavo ed era terribile. Perché dopo quando perdevo, dopo veniva cancellato tutto. Infatti... Vai. Arrivo. Che palle. No, mi stanno uccidendo. Porca cazzo! Potenti Vex bloccano la strada. Ok. Io amo quest'arma. E infatti avete notato che ci sono tanti nemici. Quindi è impossibile farlo da solo. A meno che non hai un armamento potentissimo. Avete visto? Guardiano a terra. C'era un corpo volante. C'era un... No, non parlavo... Non parlavo della tua morte. Ma... Più che altro che ho visto una cosa stranissima prima. Quello strano corpo fluttuante. I Vex ostili e la rete stessa sono... in contrasto. Molto insolito. Dovrebbero essere perfettamente allineati. Il segnale che ti chiama, se lo sto interpretando correttamente, chiede aiuto. No, non è esatto. Il segnale non è chiaro, ma
piuttosto persistente. Dobbiamo saltare? Sì! Oh cazzo! Porca di quella troia! Oh! Oh! Mi sono salvato! Mi sono salvato per culo! Non so come m'ho fatto! Che culo, ragazzi! Mamma mia! Ah, non è finito! No! Cazzo! Porca troia! Boh, con tutte le volte che sono morto giocando Destiny, dovrei scriverci un libro. Guardiano a terra. La 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 la. Piano piano. Guardiano a terra. Ok, ce l'ho fatta. Sono avanti. Guardiano a terra. Volete che vi aspetto o vado avanti? Va bene. Ok. Questo dovrebbe bastare. Oh, cazzo! Oh! Difenditi! La rete ti farà a pezzi! No, qui no mai! Oh, fantastico! Ok. Allora darò tutto a me stesso. No. Sì. Ok, sono entrato. E adesso? Ah, ok. Wow! Che cosa molto strana. Che cosa molto strana. Ok. Arrivo. Ok, ce l'ho fatta. Per culo. Devo ancora abituarmi all'idea. Ah! Aiuto! Ok. Ok, penso che dobbiamo rifarlo. Sconfiggi Vex. Oh.
Va bene, io raccolgo, vabbè, Vado. Ok, quest'altro ero pronto. La 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 la. No, ma vaffanculo! Grazie. Ancora? Ma non è ancora finita! No, 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 non morire, non morire! Bacca! Ma... No! No! Voi andate avanti, non salvatemi! Io starò bene. Grazie. Vittoria. Fa piacere vederti ancora vivo. Ora possiedi dati proibiti destinati all'eliminazione. Il segnale urla. Questi dati sono ciò che desidera. Dove? Entra nel nucleo del nodo. Ecco, questa parte non sono mai riuscito ad arrivare. Cioè, una gran parte, direi. No! Più profondo di quanto credevo possibile. Dovremmo fare di tutto per dare una mano. Whee! Non è male, dai. Attraversa con cautela la rete mutevole, guardiano. Una potente mente Vex è in agguato. Una terribile distruttrice. Quale? Creata per epurare il sistema. Il segnale si nasconde nella rete. Ma devi prepararti a combattere. Boh, a me è piaciuto tanto il... Sono d'accordo. Io mi ricordo quando ci ho giocato la prima volta ed è stato fantastico. No! Ma come...
Come siamo arrivati qua? La mente Vex si avvicina. Vabbè, avete detto buttatemi giù, non lo so. Ah, ok. Allora devi essere. Ragazzi, dovete fare attenzione. Dovete fare attenzione a quello che dite. Non va bene, no? Ecco che scompare. Ok. Dov'è Branchia? Ma serio? La cosa mi mette tanta confusione. Credi? Cosa? Dove? Io non vedo. Aspetta che io mi nascondo perché sono un po'. Sono un po' incastrato. Io non vedo il codice. Ah! Sarà qui da qualche parte. Aspetta. Ah, trovato! Quadrato. Ok, rombo. Rombo. Sì, vai. Muoviti. Quadrato. E rombo è l'ultimo. Esatto. Pensate che se l'avessi fatto da solo sarei già morto tipo 42 milioni di volte. Guarda come si rintana quel bastardo. Che colpo!
Trovato. Poi rombo. Guardiano a terra. Hai sbagliato, mi sa. Ok, il prossimo è rombo. Quadrato. Quadrato. Rombo. Sì. E l'ultimo quadrato. Ok. Colpo magistrale. Guatatata! Dove è finito? Che immane. No, non ci credo, che infame! Che infame! Che infame! Sì! Preparati all'espulsione della rete. Il costrutto cade. Possa non darti più disturbo. Porta l'elemento della rete Vex al tavolo di guerra. Ah, mi sto bruciando da solo! Ah! Fantastico. Oh, sono capo squadra, fantastico. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tanto per l'aiuto. Adesso penso che sarebbe meglio tornare in orbita. Ci vediamo. Ciao, grazie. E appunto, infatti sono curioso di vedere cosa ci dice, perché boh, più che altro è che poteva essere magari tipo una missione, sai, tipo quelle storie lì, perché io non ci giocavo non gioco a Destiny da tanti anni e ho recuperato da pochi mesi il gioco. E diciamo che mi sono perso un po' di cose. Allora, io ho giocato a Destiny 1 con tutte le espansioni. Poi ho iniziato con 2, sono arrivato al quello dove Cade muore. Quello dei rinnegati. Poi da lì in poi ho smesso di giocare ed è stato lì che ho cominciato le stagioni. Quindi la storia che continuava come al solito, così. Io però purtroppo me lo son perso tutto. Quello sì. Anche se devo dire che l'Eclissi non è male, ci sta. Ah, ok. Sì, immagino.
Questo sì. Boh, questo non lo sapevo. Perché più che altro è che io mi sono perso tante cose. Mi sono perso molte cose. Quindi non mi dispiace. Cioè, sì, l'ho recuperato piuttosto perché così faccio anche le live che sto facendo. Infatti, ho aperto un canale Twitch. E dai, sono solo a 16 follower, ma meglio di niente, dai. Sì. Sì, ho presente. Eh sì, dopo. Eh sì, in mente, in mente. Sì, ho. Sì, c'è proprio l'ultimo di Destiny 2. Ok. Fino a quando arriveremo in cima, ma beh, mi pare la. Sì, mi ricordo. Vero, vero. Beh, ascolta. Io, quale raid? Quello della campi di battaglia? Allora, quello non l'ho mai fatto perché non ho mai avuto la possibilità. Più che altro è che devo. La storia sì, l'ho completata quella. Più che altro è che, essendo che sono ritornato da poco con Destiny 2, io sto ancora adesso capendo come fare così, se giocherà Destiny di mattina o di sera, così vedere un po' come fare. E adesso ho notato che su Destiny 2 ovviamente c'è molta più attività di sera, quindi mi converrebbe giocare di sera. Anche se, ma non solo loro. Sì, l'ho creato io, ci sono solo io, ci credo. E beh, magari, però. No, perché ho creato il clan piuttosto, più che altro perché l'ho messo insieme con il mio canale Twitch. Quindi chi mi segue, magari chi gioca a Destiny, può entrare nel gruppo. L'ho creato apposta. Solo che per il momento ci sono solo io. Perché non sono tanto famoso.
Va bene. Tu invece ce l'hai Twitch? Ti va se vuoi seguire la mia pagina? Grazie, mi fa piacere. Ho provato a inviarti la richiesta d'amicizia. Accetta. Ok, allora io mi chiamo sul coso di Twitch. Ti faccio vedere. Jack Ghost Rider. Vabbè. Se il mio... Se... Ecco qua, questo è quello del canale Twitch. Se lo cerchi... Beh, l'ho aperto da quasi un mesetto e sono già 16, non male, anche se metà di quelli sono della mia famiglia. Esatto, sì, in effetti sì. Beh, com'è che si chiama il gruppo? Come... Boh, in effetti avrebbe senso se seguo... un altro clan, essendo che ho pochi follower, quindi sì, quasi dai, entro nella tua squadra, dai, nel tuo clan. Dai, ho cambiato idea. Lupus. Ok, beh, devo prima... come faccio a trovare la tua squadra? Ah, esamina clan, eccola qua. Di chi? Pippe Arsugo, ma... no, seriamente? Ma seriamente? Segnala dettagli inappropriati del clan. No, scherzo, adesso faccio richiesta di adesione, conferma. Voilà. È praticamente l'immagine del Twitch è su Ghost Rider. Eccolo, Gangialf 2384. Gangialf, oh grande. Già ti adoro con il nome, è incredibile. Cioè... grande, grande. Ascolta, devo scappare perché purtroppo devo mangiare e poi devo portare fuori anche i miei cani che sono qua. Quindi... Va bene, dai. Va bene, dai. Perfetto, grazie. Certo, grazie mille, dai. È stato un piacere, ciao, ciao, ciao.
Beh, direi che è stata una bella cosa. Cioè, allora, ho di nuovo un nuovo fallo adesso e ovviamente adesso sono entrato in questo nuovo gruppo che già di per sé non mi fa ridere, però niente, meglio di niente. E ovviamente adesso potrò fare le missioni con questa squadra qua e mi fa grande piacere. Perciò io vi saluto, grazie per avermi seguito in questa particolare live. Vi ricordo che il video sarà disponibile presso l'archivio di YouTube e continuate a seguirmi. Ci vediamo, ciao!